50 per l'esattezza, facendo veramente dei miracoli, perché fino all'anno scorso erano di 3 milioni. Questo fa sì che effettivamente fare promesse e dire che sicuramente non si metteranno le tasse sarebbe un po' raccontarsi delle storie. Altrettanto però è importante dire che io mi sono impegnata nei miei programmi in questa cosa, che effettivamente il disagio è il disagio per tutti. Il disagio non è solo per gli agricoltori, per quelli che hanno imprenditori e le imprese agricole, ma per tutti i cittadini, perché fanno tutti fatica ad arrivare a fine mese. La crisi sicuramente si sente. E non dico a me che 5 anni al servizio socioassistenziale ho visto le processioni di persone che fino a pochi anni prima assolutamente vivevano dignitosamente fino alla fine del mese, oggi non ce la fanno più. Quindi un'amministrazione che vuole essere vicina alla gente, perché questo poi è il compito di un sindaco, credo, non quello di pensare di avere rapporti, carriere, future, regioni, province, eccetera, ma lavorare per la città, perché è la persona che più di tutte può cercare di stare a ascoltare i cittadini e stargli vicino, sia quello di fare in modo di non aumentare il disagio dei cittadini aumentando le tasse. Sicuramente quello che è il mio impegno, che ho cercato di mettere nel programma elettorale, è dire come si può fare per cercare di non aumentarle. Questo tentativo è quello di andare a fare un'opera di risanamento strutturale del bilancio, che significa andare a toccare quello che è l'ammontare del debito, che il debito è di 46 milioni di euro, quindi non sono proprio 2 lire, sono mutui. Noi non possiamo contrarre altri mutui, quindi non possiamo fare nessuna forma di investimento, ed è lì che dobbiamo cercare di andare ad intervenire in qualche modo, vendendo il patrimonio non strategico della città, cioè facendo tutto quello che si può fare per cercare di andare a diminuire quella maledetta percentuale che ci impedisce di fare gli investimenti. Chiaramente, se si riuscisse a fare questo, in qualche modo significa che c'è un risanamento del bilancio che consente queste cose, la prima cosa che viene fatta sarà quella di non aumentare le tasse, che significa anche andare incontro alla ricotta minima per quello che riguarda la cultura. Grazie. Allora. Una cosa che a me ha fatto proprio male in questi anni, soprattutto in questo ultimo anno, che è stato quello decisivo in questo senso, è stato quello che purtroppo noi sappiamo che ci sono persone che hanno fatto i lavori per il comune e non sono ancora stati pagati, aspettano di pagare perché il comune paga veramente con grande ritardo. E questo è una cosa che fa male, perché sono i cittadini che lavorano per noi, e sapere che addirittura spesso portano le fatture, no, per avere l'anticipazione in banca, si sentono dire che il comune di Ancona è l'attivo pagatore. Quindi questo fa già da premessa a quella che sia un po' la risposta. Un'altra cosa che so è che Anna De Prato si è data da fare tantissimo, perché so che più di una volta ci ha dato i contatti con le banche, ha parlato e ne avevamo anche chiacchierato. Quindi il fatto che non ci sia riuscita lei in questo senso, devo dire che è una capa tosta, vuol dire che l'argomento sicuramente non è facile. Che si debba cercare di lavorare al fine di arrivare a questa cosa, questo è il altrettanto che in un momento come questo per i comuni sia molto difficile pensare di poter aiutare quello che è l'accesso al credito, considerando le difficoltà che ha il comune stesso a raccontare delle storie, credo che non sarebbe nemmeno corretto. L'impegno, quello sicuramente sì, è tutto. Grazie. Scala, se ci riusciamo noi. Intanto abusivismo, io vorrei capire però di che abusivismo si parla, nel senso che se parliamo insomma, per quanto riguarda gli interventi nei quali possono essere incisivi i comuni, può essere l'abusivismo dell'ambulanza, e quindi noi possiamo ovviamente mandare i vigili a controllare perché non è incente, quelli che lavorano in questo senso. Però l'abusivismo, il resto di abusivismo, che poi è quello che si fa fare l'impianto elettrico da quello che è pensionato delle ferrovie, perché in quel modo lì riesce a farlo con 1000 euro invece che con 4000. Cioè questo è un abusivismo che sicuramente non è corretto, perché porta un calo di entrate per l'erario, perché va a danno di quello che invece deve pagare le tasse sul lavoro che fa, però sicuramente bisogna essere consapevoli che parte di un momento di crisi, cioè un abusivismo veramente dettato da una crisi, dettato da una forma di sopravvivenza, un problema che probabilmente dovrebbe essere anche un impegno proprio da parte delle categorie, quello di cercare di agevolare il più possibile le persone che vogliono in qualche modo aprire il negozio e aprire un'attività e ad aiutarle a poter esercitare, perché molto spesso chi fa così, anche perché magari non ha davvero le possibilità di compartire il negozio, di aprire il negozio di parrucchiera o di svolgere un'attività.
Forse, ecco, quello dove potremmo essere particolarmente incisivi, perché è un problema effettivamente sentito in questo periodo, che il mercato dell'edilizia è crollato, perché è un momento in cui è tutto molto fermo. Questo ha provocato anche effettivamente un danno enorme per le entrate del comune, perché gli oneri di urbanizzazione erano una delle voci principali. Quello che avviene appunto nel mondo dell'edilizia, per cui si sa che molto spesso tanti quelli che sono quelli che vanno a lavorare nei cantieri magari sono persone che non sono in regola, che sono pagate molto poco, per cui c'è il grande dramma di quelli che fanno questo tipo di lavoro e che non lavorano, perché chiaramente il loro stipendio dovrebbe essere ben maggiore. In questo caso credo che effettivamente il comune si possa impegnare, perché ogni momento in cui si viene riscontrato un permesso di costruire una richiesta, effettivamente noi sulla segnalazione potremmo andare a fare un controllo, e questo credo che sia una delle competenze nelle quali possiamo esercitarci. La ringrazio, mi spiace, devo essere